Credo che la crisi pandemica sostanzialmente lasci, passata l'emergenza, una doppia direttrice da valutare. Una, l'esigenza di proteggersi e quindi lancia un concetto di welfare che metta realmente al centro la persona, quindi che più che calato dall'alto, tocchi i problemi delle persone, sia nel campo della salute che della previdenza, dell'istruzione, ma che abbia anche dei riflessi di tipo sociale e di tipo di tutela ambientale. Nello stesso tempo, affronta il grave debito che ci porteremo dietro per tanto tempo e per tanto tempo saremo più poveri, dobbiamo pensare a un rilancio che possa, garantire una crescita e uno sviluppo. Dal punto di vista delle casse abbiamo avuto problemi, problemi di supporto agli iscritti, abbiamo ritardato contribuzioni, abbiamo fatto interventi di sostegno anche intermediandoci con il sostegno statale o facendo interventi diciamo per le categorie più in difficoltà delle libere professioni. La mia cassa ha fatto un intervento molto forte dei 1000 euro al mese per 3 mesi. Dispiace non aver avuto la defiscalizzazione di questo intervento assistenziale a differenza dei 600 euro governativi. È stata una partita molto difficoltosa e che tuttora ha delle difficoltà. A dimostrare anche un dialogo e una rigidità di sistema che ci auspichiamo che la pandemia possa portare via. Dal punto di vista degli investimenti, le casse hanno l'indirizzo che devono seguire è quello di continuare la diversificazione, cercare di prevedere i picchi di criticità delle proprie gestioni valutando i prospetti, i tempi, quindi la cosiddetta liability driven investment come approccio, e dobbiamo valutare in tempi di crisi le possibilità che ci dà il private market, sia nel campo equity che nel campo debito, controllando la volatilità. I nostri investimenti in economia reale ci devono garantire degli introiti, quindi guardiamo con attenzione anche quelle forme di investimenti infrastrutturali regolamentati che possono garantire delle tariffe o dei dividendi accettabilmente stabili. Stiamo pensando inevitabilmente a un partenariato pubblico-privato che si dovrà riaprire, soprattutto nella sanità, perché la sanità è stata evidentemente al centro dello stress di sistema. Nel valutare la sanità dovremo valutare il problema del progressivo invecchiamento della popolazione, quindi un nuovo approccio alla modalità di residenzialità e domiciliarità che sia garantita, ma credo che dovremo anche rivedere alcuni principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale si basa su tre ingredienti: medicina pubblica, ospedale e territorio. Si è dimostrato che in crisi e sotto stress avere degli ospedali forti e basta non basti. Ci vuole un territorio che sia operativo, che sia messo nelle condizioni di operare, ci vuole una medicina pubblica che sappia mettere anche strategie di piani di crisi, cosa che non è stata fatta. Tre cose andavano fatte, ce lo insegnava la SARS: isolare completamente i malati, chiudere tutto e proteggere gli operatori, esattamente quello che non è stato fatto. E adesso, inseguendo queste tre capisaldi, stiamo andando avanti. Credo che però la crisi, per identificare un nuovo rilancio, ci porti a dover seguire quello che anche l'Europa aveva stabilito. Ci sono due donne in Europa che avevano parlato poco prima della crisi, una era stata Ursula von der Leyen, che aveva parlato di un'Europa green, zero emission, più equa e più solidale. La bambina, che esprimeva però la voce di tutti i nostri figli e di tutti i nostri potenziali nipoti, ci aveva detto: le rivoluzioni partono dalle masse, e mai sotto l'epidemia la massa è stata impattata e ha quindi una forza di propulsione enorme, e nel suo tempo ascoltate la scienza. Grazie a Dio è finito il concetto che uno vale uno. Credo che il professor Palù abbia dimostrato come sia esigenza che le conoscenze, le competenze, le esperienze pratiche sul campo debbano essere riconosciute una volta per tutte. Credo che dovremo affrontare il problema energetico,
Perché poi una volta si diceva che le epidemie, insieme alle carestie e insieme alle guerre, fossero i tre grandi driver di cambiamento. E la crisi, del climate change può favorire l'intersecazione di questi problemi, creando la tempesta perfetta. Quindi non dobbiamo abbandonare la questione ambientale, anzi dobbiamo rilanciarla con forza, pensare all'efficientamento energetico, alla transizione energetica, alla distribuzione e alla generazione di energia. E dobbiamo investire su questi, anche se l'investimento di lungo prospetto non garantisce immediatamente dei ritorni immediati. In questo momento di crisi, ho finito, in questo momento di crisi abbiamo visto che grazie alla tecnologia, anche non particolarmente sofisticata, ci siamo salvati. Abbiamo potuto continuare a lavorare, a studiare e ad avere relazioni umane grazie alla tecnologia che avevamo già a disposizione. Questo rilancia potentemente la logica dell'esigenza di una connettività più diffusa e più potente, lancia il concetto delle reti di distribuzione wireless e del 5G. Penso che non potremo più far da meno, come non potremo fare a meno del supporto e dell'amplificazione dell'intelligenza artificiale. Credo che quindi welfare circolare da un lato e investimenti sullo sviluppo, che possono però portare il rispetto sia delle dinamiche sociali che delle dinamiche ambientali, siano indispensabili, soprattutto per le casse che fanno del controllo etico e deontologico del proprio esercizio professionale lo spirito di riferimento. Alberto, ti volevo chiedere, quindi telegraficamente, si potrà anche investire in infrastrutture sociali e infrastrutture sanitarie, che sono quelle che probabilmente hanno, come dire, mostrato un po' il lato debole? Non v'è dubbio, sono assolutamente determinato a questo. Credo che il problema infrastrutturale sia fondamentale, sia di quelle fisiche che di quelle, come posso dire, digitali. Si giocherà la strategia della nostra capacità di fare veramente sviluppo. Uno sviluppo però che sia diffuso, perché naturalmente se ragioniamo per esempio sul digitale, sulle tecnologie, aumenterà il digital divide. Perché c'è chi avrà più possibilità e chi ne avrà meno. Quindi, in termini di equità sociale e di protezione sociale, dovremo molto stare attenti a questo sviluppo con l'istruzione e con la cultura.